Mister, ultimo, ultimissimo atto. Sì, l'ultimo atto e ci siamo preparati per farlo bene, cercando di fare una buona partita. Ovvio che abbiamo studiato la Juve Stabia questa settimana e tra l'altro una partita è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che vuole dominare il gioco e secondo me sarà una bella partita, quindi ci teniamo a far bene e ci stiamo preparando per quello, e per cercare di non portarci un po' di gusto amaro durante le vacanze. In percentuale quante probabilità il Mantova di conquistare la Supercoppa? Ma non lo so, quello non lo so, però l'idea nostra è sempre quella di prendere le partite una alla volta e cercare di farla al meglio. Sarà così, cercheremo di fare il meglio possibile, poi vedremo quello che succederà. Non dipende da voi, dipende da Cesena? No, ovvio che dipende da noi la partita dei 90 minuti di Castellammare di Stabia, poi ovvio che devi poi aspettare, però se non fai bene la partita che devi fare tu, poi tutto il resto non conta più niente. C'è ancora un po' di gusto, di gusto un po' amaro dopo la sconfitta? No, sinceramente i ragazzi l'hanno metabolizzata bene, nel senso che si sono resi conto della bontà della prestazione che è stata fatta. Una partita secondo me spettacolare sotto certi punti di vista. Una partita che esalta ancora di più la prestazione, perché l'abbiamo fatta contro la squadra che ha fatto tutti i record quest'anno e quindi quello dimostra il fatto che abbiamo fatto un buon lavoro. È normale che vincere le partite ha un altro gusto, però abbiamo sempre detto che noi la prestazione è quello che in realtà prepara poi il futuro. Quelle prestazioni sono mancate quest'anno e spero che non manchi l'ultima di campionato, cioè l'ultima di Supercoppa. Con Cesena è stata una partita molto particolare, nel senso che secondo me sono affrontate due filosofie totalmente diverse di vedere calcio e di proporlo, e è stata una bella partita per me, e il Cesena ha esaltato le proprie qualità, quelle che poi ha fatto vedere tutto l'anno. Noi non siamo riusciti a farlo perché per un po' per imprecisione nostra, un po' per comunque merito del Cesena, che è una squadra molto forte, ed è finita così. Però io sono molto, molto soddisfatto, perché se devo valutare le cose con logicità le giudico assolutamente positive, nonostante il risultato ti lasci un po' di frustrazione, però bene. Io sono veramente soddisfatto e spero che si continui così e che si riparta poi a luglio da questo punto qua. Ma quindi sabato servirà forse un po' più di cinismo rispetto a... Sì, possiamo chiamarlo cinismo, ma credo che sia appunto proprio attenzione. Abbiamo evidenziato questo fatto anche nelle nostre riunioni, nella nostra analisi con la squadra, del fatto che ogni pallone può essere determinante, perché laddove non riesce a fare delle cose... Ci sta che ci sono tante altre situazioni in cui si può fare meglio. Faccio un esempio: una seconda palla piuttosto che una palla in cui credi che non possa succedere niente, invece in realtà bisogna dare attenzione a tutti i palloni, soprattutto nelle cose in cui siamo meno sollecitati durante le partite, perché poi noi abbiamo la volontà di giocare la palla sempre, e quando la partita magari diventa diversa, più sporca, con seconde palle, con più contrasti, lì dobbiamo assolutamente fare più attenzione solo quello. Che città ti aspetti, mister, contro la Juve Stabia? È un avversario insomma che non avevo mai incontrato, l'avrei studiato sicuramente. Che squadra è? No, assolutamente una squadra molto forte, mi piace. Faccio i complimenti anche al mister Pagliuca, perché ha fatto un lavoro straordinario. Secondo me una squadra molto propositiva e che ha un'identità forte, gioca bene a calcio, e infatti spero che sia una bella partita, perché sono due squadre che vorrebbero a inizio per dominare il gioco, quindi credo che sarà bella. Tra l'altro un cammino simile al nostro, non una favorita, fatto attraverso il gioco, come dicevi tu, è arrivato a un risultato importante. Sì, sì, assolutamente, un campionato tra l'altro difficilissimo, e ha fatto veramente bene, sono stati costanti dall'inizio alla fine, però si vede che è una squadra in salute, una squadra che sa quello che vuole fare, una squadra in cui mette tanto nella proposta sotto il punto di vista anche fisico, perché è una squadra che va forte, quindi sarà un bel test, dai. Per noi è stato un bellissimo test con Cesena, lo sarà con la Juve Stabia. Ecco,
ci saranno altre novità, non possiamo più chiamarli esperimenti a questo punto della stagione, a livello di formazione? No, non lo so, vediamo, adesso vediamo, io cercherò di mettere comunque la formazione migliore di quello che ho visto questa settimana, poi ovvio gli esperimenti li abbiamo fatti sia per necessità sia perché mi interessava vedere alcuni giocatori anche in proiezione futura se potevano ricoprire altri ruoli. Faccio un esempio, noi abbiamo giocato con due difensori di ruolo contro il Cesera alla fine, con Brignani e Redolfi, poi avevamo sugli esterni Bani e Fedel che sono due centrocampisti, avevamo Burrai e Trimboli che sono due centrocampisti, poi avevamo quattro attaccanti, quindi l'idea è quella, l'idea nostra è quella di giocare per vincere, di giocare per proporre, per cercare di essere sempre dominanti quando giochiamo, però è normale che non bisogna perdere l'equilibrio e questi esperimenti sono stati fatti proprio in virtù di quello, del fatto di capire se mettendo anche tanta qualità dietro rischi di più o cosa. Io credo che l'esame sia stato superato sotto il punto di vista dell'equilibrio, secondo me, e quindi quegli esperimenti che mi servivano erano più quelli che sui singoli, perché poi se parlo di singoli i miei giocatori, anzi, visto che l'ultima conferenza stampa li vorrei ringraziare uno a uno e gli mando un abbraccio simbolico, anche se poi in realtà li abbraccio ogni giorno io, perché devo soltanto che ringraziarli e non ho avuto mai dubbi su quello, perché sono sempre messi a disposizione, tanti hanno giocato a volte fuori ruolo, però credo che con l'idea che è stata portata avanti anche giocare un ruolo diverso, sapere quello che si deve fare, poi si possa comunque sopperire a quelle poche mancanze che hai o lacune che hai in determinate zone del campo. Nel corso di questo campionato in trasferta il Mantova praticamente ha sempre giocato in casa grazie all'apporto dei tifosi. Questa volta non sarà proprio così, vista la distanza, immagino. E visto che ci sarà un ambiente insomma, che sempre annuncia infuocato. Ma sì, ci dispiace il fatto che sia così, così distante, però ovvio sappiamo che comunque il supporto, il sostegno, seppur non di presenza, ce l'avremo sicuramente, quindi e colgo ancora quindi l'occasione per ringraziare i tifosi quest'anno, perché secondo me hanno fatto qualcosa di importante, hanno dato una grossa mano, perché ci sono sempre sostenuto e come ho ripetuto più volte, e hanno fatto quest'atto di fede secondo me pazzesco, che non so quante altre tifoserie l'avrebbero fatte, che inizio campionato quando ancora la squadra non si sapeva da che parte era girata, ci hanno comunque dato fiducia massima, ci hanno sostenuto dal primo minuto della prima partita fino all'ultimo della partita che abbiamo fatto col Cesena. Sintetico, no problem oppure? No, sicuramente sì, perché il rimbalzo è diverso e l'abitudine a giocarci comunque si può far sentire, ovvio che noi abbiamo fatto, essendo stata una settimana corta, abbiamo fatto due allenamenti qua nel sintetico, domani ne faremo un altro vicino Castellammare per abituarci, però non credo che sia un problema grosso, perché se poi vado a vedere le prestazioni che abbiamo fatto a Novara e Vercelli, che erano due campi di erba sintetica, le abbiamo fatte molto bene, seppur non vincendo, ma le abbiamo fatte alla grande. Calcio è la tua vita, il tuo lavoro, sei un divoratore di partite, l'altra sera hai guardato la Champions League o i playoff di Serie C? Abbiamo fatto un po' e un po', fatto un po' e un po', ovvio che poi è stato il nostro campionato, giusto, mi piaceva, ero più curioso più che altro per vedere i risultati e le cose che succedono, no? Poi ovvio che quando c'è la Champions c'è tanto da imparare, secondo me, da prendere spunto, sia a livello della tua idea, ma proprio sulla qualità dei giocatori, quindi prendere spunto anche per poter dare i consigli ai tuoi giocatori, quindi credo che la possibilità che ci danno adesso le televisioni a noi allenatori sono clamorose, perché comunque puoi vedere partite quante ne vuoi e se vai con l'occhio attento puoi prendere spunto per tantissime cose. In questo senso l'anno prossimo una grande svolta sarà il VAR, noi abbiamo invocato diverse volte, sarà Trieste, mi ricordo. Sì. Sarà una svolta importante. Sì, perché sarà un modo di giocare diverso, se un giocatore non è abituato a farlo deve cominciare a mettersi in testa che è come avere l'occhio del grande fratello addosso, quindi di essere spiato anche quando non sembra, quindi anche quando quelle piccole cose che nei campionati minori si fanno, anche per stuzzicare gli avversari bisogna stare attento, ovvio. Poi ci saranno i contatti in area, ogni calcio d'angolo che sono pericolosi, però su quello noi
quest'anno abbiamo cercato di adottare appunto la marcatura zona proprio per quel motivo là, per cercare meno contatti possibili. E quindi sì, è un calcio diverso, cioè diverso, è un calcio in cui gli errori arbitrali possono essere corretti, quindi ci fa ben sperare, perché se penso a quest'anno col VAR qualche punto in più l'avremmo fatto. Siete già al lavoro per la prossima stagione sicuramente, ti chiedo semplicemente, senza andare magari troppo nel dettaglio perché forse non è il momento, però cosa serve a questo Mantova per ben figurare anche in Serie B? Sì, stiamo lavorando, infatti queste settimane dopo la chiusura del campionato sono state un po' settimane divise tra lavoro per il presente, quindi per le partite, per la preparazione, per lo studio, ma è anche stato rivolto all'anno prossimo, quindi alla scelta della sede del ritiro, a guardare qualche giocatore. Ovvio che l'idea ce l'abbiamo, cioè qualche giocatore di esperienza sotto il punto di vista non anagrafico ma di campionati ci sarà bisogno secondo me, però Cristian e il presidente sanno quali sono le mie idee, lavorano alla grande, quindi sono molto fiducioso e ovviamente da lunedì cominceremo a farlo poi più nel dettaglio. Bottoli ha detto che non si metterà una mano sul cuore, Costanzini? Ma io vado avanti per la mia strada, Cristian fa quello che vuole, io non metto la mano sul cuore, ma il cuore lo ascolto, nel senso che quindi io il Mantova ce l'ho a cuore adesso e tutto quello che farò, per quante mie competenze, lo farò sempre al massimo, cercando di seguire sempre quello che mi sento di fare. E io sono convinto che ci sono le possibilità di poter far bene, ovvio non è che sto parlando di vittoria di campionato, ma di fare una bella figura. E il mio obiettivo principale è quello di non perdere la nostra identità, la nostra riconoscibilità, è quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Io credo che anche in un campionato di categoria superiore si possa ben figurare. I miei giocatori devono essere ambiziosi, non presuntuosi, ma consapevoli che si può fare qualcosa di buono. E poi il cosiddetto rompere le righe sarà immediato oppure vi allenerete ad oltranza? No, immediato no, perché l'idea nostra sarà quella di partire intorno all'8 luglio, credo, e adesso poi le date ufficiali le annuncerà poi la società quando sarà tutto ben definito. E quindi secondo me lasciarli adesso sarebbe troppo tempo senza fare allenamento, quindi faremo qualche allenamento, non tutti i giorni come stiamo facendo all'inizio dell'anno, ne faremo qualcuno in meno, però ancora 2 settimane almeno andremo avanti ad allenarci per stare insieme, perché ci piace stare insieme, comunque per fare dei lavori che servono poi per non perdere tutto in poco, perché poi la forza, quelle cose lì si perdono in poco tempo, quindi un po' di lavoro bisogna farlo. Sempre riguardo alla squadra e anche alla prossima stagione, la settimana scorsa avevo chiesto se voleva anche magari delle risposte soprattutto da chi ha trovato lo spazio in questa stagione, e contro il Cesena in un certo senso ci sono stati, perché il gol è andato appunto De Benedetti e l'assist è stato appunto di Monachello. È stato soddisfatto soprattutto di come è entrato in campo quest'ultimo, vista la stagione molto travagliata comunque che ha dovuto affrontare, e se comunque appunto soddisfatto dell'apporto che ha dato, se magari può avere anche più spazio contro la Juve Stade perché magari vuole valutarlo meglio, se lo considera comunque... Non lo so se giocherà o no Tano, se giocherà De Benedetti, adesso vediamo. E io su di loro comunque non l'ho sempre detto, si sono comportati bene, Gaetano poi ovviamente che è stato qualche anno fa, quando è venuto qua aveva fatto 6 mesi, aveva fatto la grande, aveva un po' dato un contributo grandissimo, e so l'importanza che ha avuto Tano sotto gli occhi di tutti, e essendo un po' il fulcro di tutto quello che era il Mantova, ovvio che trovarsi in una situazione come è stata quella di Monachello quest'anno, non dico messo ai margini perché non l'ho mai stato in realtà, però per scelta mia è stato utilizzato meno rispetto a quello che magari è stato utilizzato in passato, però Gaetano mi ha dimostrato di essere un uomo vero, un professionista serio, non ha mai saltato un allenamento, si è sempre comportato alla grande, e credo che le parole di Benedetti racchiudano bene un po' la definizione di Gaetano, comunque è stato sempre lì a consigliare anche agli altri in un momento probabilmente di difficoltà che aveva lui, comunque a sostenere anche altri giocatori che
con magari meno esperienza di lui, che stavano vivendo magari un momento in cui non giocavano tanto, e Tano è stato di grosso aiuto. Quando dico che il gruppo fa la differenza, queste possono sembrare piccole cose, ma sicuramente io ai miei giocatori posso dare delle parole di conforto in un momento che non vanno bene le cose, però quando viene detta da un compagno di squadra ha una valenza troppo superiore alla mia, quindi questo mi ha fatto molto piacere, perché significa che ci sono delle persone mature all'interno dello spogliatoio.